A Roma l'incontro per cercare la soluzione alla difficile vertenza della IAB di Statte, l'azienda multinazionale che costruisce gru e che attualmente, naturalmente per una sua posizione, mette in bilico circa 100 posti di lavoro. A luglio l'azienda aveva comunicato di aver deciso il trasferimento a Minerbio, in provincia di Bologna, chiudendo la sede di Statte, e con la procedura di proroga della cassa integrazione per tutto il personale in forza a 0 ore. L'azienda alla regione non aveva mostrato alcun segnale di apertura, confermando i prepensionamenti, i trasferimenti per circa 25 unità e la cassa integrazione per il resto dei lavoratori. Un incontro a dir poco vergognoso con un'impostazione della multinazionale che manda una delegazione completamente sprovvista di contenuto e di motivazioni del perché ancora ad oggi non si dà una prospettiva ed un piano industriale. Ovviamente c'è celato tra le righe una delocalizzazione ben evidente a tutte le parti e soprattutto anche alla delegazione ministeriale che ha incalzato la multinazionale apprendendo quelle che sono le capacità produttive e soprattutto facendo un'analisi ben dettagliata delle produzioni e delle produttività e dei margini di guadagno che sia nel 2022 che sia nel 2023 l'azienda ha comportato. Così Piero Cantoro di Film CISL, dal suo canto Raffaele Petricciolo della Wilm, scrive: «Sono 9 giorni per i quali non prenderemo stipendio e anche uno sforzo fisico anche per le proprie famiglie», parlando dell'occupazione che è ancora in corso. «Non è facile fare delle nottate all'interno dell'azienda. Vogliamo far capire che noi ci teniamo al nostro posto di lavoro. Ringraziamo però il Ministero in quanto comunque ha preso una posizione forte dicendo che comunque non andranno via così facilmente». Si è ribadito ancora una volta che c'è una crisi di mercato e che c'è un calo degli ordinativi. Quando quest'oggi il rapporto intermedio gennaio-settembre di Cargotec dice assolutamente il contrario, ossia che gli ordini per quanto riguarda IAB sono in incremento e sono in aumento. Questo a tutto a discapito non solo delle forze attualmente che erano presenti al tavolo e quindi degli interlocutori della proprietà oggi presenti al tavolo, ma è un'offesa, la riteniamo una vera e propria offesa nei confronti dei lavoratori, di 100 lavoratori, di 100 famiglie. Così Patrizio Di Pietro della segreteria provinciale di Film CGIL. Intanto è previsto un altro incontro. Dopo l'incontro di giorno 30 che si sosterrà tra la multinazionale e la delegazione del Ministero del Made in Italy, si sosterrà un incontro in plenaria con le organizzazioni sindacali il 5 di novembre per condividere i contenuti e le prospettive che si saranno profilati al tavolo di confronto.